Signor Sindaco, oggi il grande Corso Fiorito di Sanremo, ma a margine c'è già la possibilità di una sinergia con un altro comune italiano molto importante nell'ambito del fiore. Beh, tanto lasciami fare un ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato per questa manifestazione. Siamo stati anche accompagnati da una giornata abbastanza soleggiata, una grandissima affluenza, perciò veramente una grande gioia come città di Sanremo. In più abbiamo avuto la gradita visita di un amico, l'amico di il sindaco di Spello, insieme al presidente dell'associazione di Spello e delle Infiorate. È stato un momento di confronto anche per capire se possono nascere con questa bellissima città dell'Umbria e una sinergia con il nostro comune, che come sapete vuol dire una tradizione che è quella delle Infiorate. Dunque su questo insieme agli assessori stiamo portando avanti un discorso e stiamo cercando di approfondire se può nascere qualcosa di interessante per le due città. Signor Sindaco, diamo l'ok a questo accordo con Sanremo? Sì, intanto veramente grazie per la calorosa accoglienza ad Alberto Biancheri, sindaco di una bellissima città, Sanremo, naturalmente simbolo a livello mondiale del fiore. Anche noi come città di Spello il fiore lo abbiamo al centro delle nostre attenzioni e promozioni per la città, tant'è che si declina nell'arco dell'anno in importanti manifestazioni. Si inizia con i giorni delle rose in una villa bellissima, una villa del Settecento, Villa Fidelia, per poi proseguire per merito degli abitanti della città di Spello in vicoli, balconi fioriti, dove la città, il borgo viene abbellito e decorato da queste bellissime composizioni, quindi ci accompagna per tutta l'estate e per la primavera. Per poi avere il clou, e qui c'è l'amico presidente dell'Associazione Infiorate di Spello, nella manifestazione unica, straordinaria, le più belle d'Italia, ma che ci hanno fatto conoscere in tutte le parti a livello internazionale, quindi a livello mondiale, che sono le Infiorate di Spello, le Infiorate del Corpus Domini. Quindi grazie veramente ad Alberto per questa vicinanza e per questa sensibilità verso la promozione delle nostre belle regioni. Qui un'ultima cosa mi piace dire, credo che la Liguria e l'Umbria sono due regioni per certi tratti simili, piccole ma belle, dove abbiamo una pianta che è veramente il nostro simbolo di tenacia, di forza e di bellezza, che è la pianta dell'olivo. Anche lì c'è una vicinanza tra l'Umbria e la Liguria, quindi grazie e un arrivederci anche a tante altre iniziative, un arrivederci a Spello con l'amico Alberto e con la città di Sanremo. Presidente, come si potrebbe configurare questa sinergia tra Sanremo e Spello? Beh, noi realizziamo ogni anno in occasione del Corpus Domini circa 60 opere che vanno dai 15 metri quadrati fino a oltre 50 metri quadrati e che coprono per le vie di Spello un percorso di quasi 2 chilometri. Quindi siamo affascinati dal fiore, da tutto ciò che circola, ruota intorno al fiore. Sanremo ovviamente città dei fiori, per cui una interazione assolutamente possibile, interessante. Io anzi ringrazio il nostro sindaco e il sindaco Biancheri per questa opportunità e per le opportunità che potranno offrirci nell'immediato futuro.